Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornato Pierluigi Bersani, leader storico della sinistra. Buonasera Silvia Borrelli, corrispondente del Financial Times. Buonasera Mario Secchi, direttore di Libero. Allora, dai test ai magistrati, al caso Agi, quello sulla ministra Santanchè, molto altro ancora, subito dopo la pubblicità. Allora, Pierluigi Bersani, ieri sera il governo ha dato il via libera ai test psicoattitudinali per i magistrati. Il ministro Nordio ha detto che non è lesa maestà, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati parla di norma simbolo che serve solo a creare la suggestione che i magistrati hanno bisogno di un controllo psichico. Secondo lei a cosa servono questi test? Ma che abbiano un effetto simbolico pratico, il messaggio mi pare molto chiaro, insomma, no? È un altro attacco al profilo della magistratura, alle figure dei magistrati. Non è una novità, cioè questi hanno fastidio verso tutte le autorità indipendenti, tutti gli elementi di bilanciamento. Se la prendo con i magistrati, ma se la sono presa anche con l'autorità anticorruzione quando parlava d'appalti, se la sono presa con la Corte dei Conti quando guardava dentro il PNNR, se la prendono con le corpi intermedi, le forze sociali più rappresentative. Quell'idea lì che hanno, no? Che quindi non sono necessari i test psicoattitudinali per i magistrati. Ma senta un po', io dico questo molto semplicemente. Chi porta le armi è giusto fargli tutti i test. Per il resto o li facciamo tutti, perché tutti abbiamo un ruolo sociale, una responsabilità sociale per tutti i mestieri che facciamo, o non li fa nessuno. Punto. Per esempio i poliziotti, anche ma i militari, certo, ma giù, Vannacci quando, l'ha fatto quando, il test, perché è generale. E l'ha passato, no? E l'ha passato, quindi... Un test, ci vede... Può darsi che siano blandi, non escludo. Se fanno gli stessi. Senta, ma le faccio vedere anche a Borrelli e Secchi quello che ha detto oggi il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, a proposito dei test. Guardate. La politica ritiene che siano indispensabili e utili i test dei magistrati, io aggiungo facciamoli per tutte le strutture apicali della pubblica amministrazione di questa nazione e quindi anche nei confronti dei politici e soprattutto quelli che hanno incarichi di responsabilità di governo. Facciamo anche il narcotest, perché chi è sotto l'effetto di cocaina può fare dei ragionamenti alterati o può prendere decisioni frutto di ricatti. E dato che ci troviamo, facciamo anche l'alcol test, perché chi è magari quel giorno è ubriaco può dire delle cose che possono condizionare l'opinione pubblica in modo negativo. Pierluigi Bersani, ha aggiunto qualche cosa il procuratore Gratteri a quello che ha detto lei? Cioè, ha detto i politici ha detto anche un narcotest e un alcol test, perché in effetti chi ci governa ha una grossissima responsabilità. Ma io lo prendo naturalmente come una azzeccatissima provocazione, poi magari lui ha qualche elemento in più, io non faccio quel mestiere. Io rimango della mia semplice idea, chi porta le armi faccia tutti i test. Per il resto li facciamo tutti o li fa nessuno, guardate, non c'è inutile star lì a fare tante discussioni. Quindi o tutti o nessuno, Mario Secchi. Voglio però chiederti anche, siccome Silvio Berlusconi poteva avere diciamo delle ragioni per il suo astio contro la magistratura, perché è stato coinvolto in infiniti procedimenti giudiziari, ma a Giorgia Meloni chi glielo fa fare di
far passare adesso, di realizzare quello che Berlusconi ha provato per 30 anni e non c'è riuscito? Cioè, qual è l'interesse di Giorgia Meloni e perché adesso è possibile? Ma intanto bisogna ricordare che, diciamo, nel centrodestra questo è un vecchio tema, nel senso che, come ricordavi tu, non è la prima volta che si dice Silvio Berlusconi, Forza Italia c'è ancora nella maggioranza. Il tema, diciamo, della responsabilità in senso generale riguardo alla magistratura è molto sentito da quelle parti, e non solo in Parlamento, anche nell'opinione pubblica. Devo dire che non sono d'accordo con Pierluigi Bersani, perché quando dice chi ha un'arma e basta deve fare il test, secondo me sottovaluta la potenza di chi decide in base alla legge, di chi la interpreta, di chi la applica, di chi fa le indagini. Ricordiamoci che i procuratori guidano quelle forze dell'ordine, no? Che poi gli inquirenti, no? Le forze di polizia, Guardia di Finanza. Ma cosa, scusami Mario, ti interrompo solo un secondo, sì. Ma che cosa va testato nei magistrati? L'equilibrio. Non ho ben capito. L'equilibrio. 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 Ma chi lo valuta? Beh, abbiamo insomma un record di errori giudiziari, di carcerazioni preventive sbagliate, così via, che giustifica, secondo me, questo tipo di impostazione. Tra l'altro è un test d'ingresso, non è un test poi che viene ripetuto nel corso del tempo. Sì, anche questo potrebbe essere un controsenso di per sé, però insomma mi vengono i brividi mentre ti ascolto, posso dire? Cioè dei test psicoattitudinali ai magistrati che devono verificare l'equilibrio, non so. Certo, l'equilibrio. Siccome non è che i magistrati, no, ricordiamolo sempre, scusami Mario Secchi, ricordiamolo sempre, che i magistrati oggi non è che entrano gli aspiranti in magistratura così, cioè fanno esami, fanno tirocini, sì, fanno controlli, sì, fanno l'ANM e il Consiglio Superiore della Magistratura. No, perché sennò sembra che abbiamo una manica di migliaia di magistrati che così vanno. Nessuno dice quello. No, una cautela in più è necessaria perché decidono su una cosa fondamentale, che è la libertà di una persona. Cioè un magistrato domani si alza e decide che qualcuno di noi ha commesso dei gravissimi reati e magari ti mette anche dentro, e poi si scopre che naturalmente tutta questa costruzione è un fantastico castello. Beh, insomma, allora, di no, ma non si possono, non si possono sentire delle cose del genere. No, a parte che un magistrato non decide mai da solo, un magistrato non decide mai da solo. Allora mi vuol spiegare perché a un camionista gli fate l'etilometro e non gli fate il test attitudinale che corre sull'autostrada dove è in gioco la vita? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Ma io dico, lo so io di che cosa stiamo parlando, dei liberali di sto paese. Dei liberali di sto paese. Abbiamo ricordato i 150 anni di Einaudi, che diceva che non si può essere liberali in economia e in finanza e essere illiberali in politica. Siccome però derivate da Berlusconi, che era un liberale immaginario, ci ritroviamo a riprovarci. Questo è il punto. Allora, volete prendervi il continuum di Berlusconi? Allora, ma come non si legifero. Fa le cose uguali? No, 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 è un Mario Secchi, il direttore di un giornale, e Silvia Borrelli è la corrispondente. Se questi comincia a essere offensivo, No. Mi faccia finire adesso, onorevole. Prego. Messi. Io ho molto rispetto della sua persona, lei deve esserlo con me. Va bene? Quindi non fate niente, io faccio il giornalista e lei mi tratti come tale, può anche criticarmi aspramente,
ma non attribuirmi cose che non faccio. Cerchiamo tutti di farlo al meglio, vero Silvia Borrelli? Chiedo scusa, Secchi, mi è scappata la sfrizione, ma insomma ha ragione, lei non è... Le scuse non è, sono accettate. Anche se la vedo abbastanza intrinseco a questa compagnia, cioè... Abbia pazienza, perché io sono è giusto, liberale, non sono di mi sono sbagliato, ma l'ipocrisia ha un limite, no? A un certo punto. Allora... No? Adesso poi quando parliamo dell'AGI arriviamo al punto, no? A proposito di uno che non c'entra. Allora un attimo, Silvia Borrelli, voglio chiedere a te, che hai sempre anche davanti lo scenario europeo, internazionale, c'è un intento punitivo da parte di questo governo nei confronti della magistratura e più in generale per gli organismi e le autorità di controllo? Ma io non so se c'è un intento punitivo, sicuramente c'è un'idea diversa di paese rispetto a quella a cui ci siamo abituati, c'è un'idea diversa del rapporto tra i poteri dello Stato. Sicuramente sono argomenti che accendono molto, come abbiamo visto dalla discussione in studio, ma la magistratura, gli errori giudiziari, gli scandali che ci sono stati all'interno della magistratura, le fughe di notizie, è un qualcosa che anche per gli elettori di destra, come dire, è un simbolo ed è diventato un baluardo in questi anni, soprattutto per chi ha seguito poi le vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi, ma non solo. Secondo me, diciamo, le proposte di questo governo, ora questa in particolare dei test attitudinali, potrebbe essere anche una butade, un piccolo simbolo che diciamo vuole dare un segnale, non so poi quanto effettivamente cambierebbe la situazione in Italia, però come dire, sui magistrati, la magistratura si è già inciso sul rapporto tra i magistrati e giornalisti, anche possiamo anche pensare alla riforma sul premierato, come dire, c'è un ribilanciamento dei poteri. Ora bisogna capire se poi è un ribilanciamento che porta ad un paese migliore, più efficiente, governi più stabili, una magistratura che riesce a esplicare le sue funzioni senza avere i problemi o comunque gli scandali che ci sono stati negli ultimi anni, oppure soltanto un rafforzamento dell'esecutivo che è un po' fine a se stesso, soprattutto perché poi sappiamo che anche la classe politica, come vediamo anche dalle notizie di questi giorni, non è proprio immune da come dire, vizi, problemi o scandali, e quindi poi quello potrebbe portare a un altro genere di problematiche. Arriviamo anche a quello, ma però siccome lei prima, Pierluigi Bersani, ha accennato al caso dell'agenzia stampa AGI, allora i nostri colleghi dell'AGI hanno proclamato un nuovo sciopero. Perché? Perché sembra sempre più probabile la cessione dell'agenzia a Angelucci, che è già oggi un forte editore, è un parlamentare della Lega e soprattutto è un potente imprenditore nel settore della sanità privata. Ora, qual è il punto? Che l'AGI è di proprietà dell'ENI, l'ENI è una controllata dello Stato, e chi controlla l'ENI da parte dello Stato è il ministero guidato oggi dal leghista Giorgetti, ministro dell'Economia. Allora, Bersani, Giorgetti oggi ha riferito in Parlamento sul caso dell'AGI e ha detto che lui non ne sa niente, primo, che non c'è un negoziato in corso per vendere e cedere agli Angelucci l'agenzia di stampa ENI, e che il ministero suo non ha voce in capitolo. Ma è possibile questo? E sta nascendo secondo lei un polo di destra estrema? Ma io... Giorgetti non sa mai... Lì, perché l'ENI è partecipata dalla, diciamo, dallo Stato, no? È quello che... Il 32%, il 32% dell'ENI, esatto. E dovrebbe saperne un po' di più. Ma guardi, io su questo, io non mi stupisco di questa destra. Angelucci, c'ha il giornale, c'ha Libero, c'ha il Tempo, c'ha le cliniche, è uno di destra, leghista... Benissimo. E non mi stupisco che di questa destra che perde conflitto di interessi. Ma qui c'è il tema del comune senso del pudore.
Perché? Perché è una roba... Io mi stupisco dell'ENI. Cioè una società che meritatamente, per la storia che ha, ha un buon nome in Italia e nel mondo, devo vedere che dice ma non è stata sollecitata l'offerta, però comincia un'interlocuzione, non un negoziato, un'interlocuzione. Ma perché allora, Eni allora, vuole liberarsi no, ma allora io dico, ma scusa Eni, ma vuoi vendere? No, hai bisogno di soldi? Ce l'hai da 60 anni quell'agenzia lì e ha lavorato per bene, la seconda in Italia. Hai bisogno di soldi, di quei 10, 20, 30 milioni quando c'hai degli utili netti all'anno di miliardi di euro? No, perché allora chiamiamo la Caritas. E quindi? Allora, qui c'è un giro che non va bene. Qui c'è l'esempio di un governo che evidentemente, perché o mi raccontano che gli asini volano e ho un'età che non riesco più a credere, un'esperienza che non riesco più a crederci, o c'è un giro di sollecitazione al fatto che questo gruppo di giornali evidentemente ha bisogno di un service e lì l'AGI è lì pronto. Ecco, allora qui siamo veramente oltre il segno, Siamo veramente oltre il segno, perché se l'ENI ha bisogno di vendere, lo dice. Poi voglio vedere come riuscirebbe a dirlo. Però, apertis verbis e con trasparenza. Attenzione, carissima ENI, a difendere il tuo buon nome. Ecco. O dobbiamo pensare che il piano Mattei è questo? Allora, Mattei, fra l'altro, era uno, sai, mi spiace ricordarlo, ma era uno che la Resistenza il 25 aprile lo festeggiava, l'aveva fatto. Ma scusi Bersani, ma lei pensa che l'ENI voglia cedere l'agenzia di stampa AGI un favore a Giorgia Meloni? E cosa devo pensare? Che ha bisogno di vendere l'AGI? Cioè, cosa no, devo questo pensare? Questo non pensiamo. Cosa ma, devo pensare? Ma questo adesso aspetti, Bersani, perché voglio interpellare Mario Secchi, perché tu hai lavorato e sei stato fino a un anno fa direttore dell'agenzia di stampa AGI. Sì, per 4 anni. E è corretta la ricostruzione? E secondo te perché l'ENI vuole cedere o vendere per insomma, pochi soldi l'agenzia di stampa AGI, che, come ricordava Bersani, è dell'ENI da 60 anni. 59. Pochi soldi non lo sappiamo, non lo sa nessuno. Io ho letto 30 milioni, ma insomma, tanti o pochi che siano, l'ENI non pensiamo abbia bisogno di denaro, no? Questo forse sì, lo possiamo dire. Di 4 però, miliardi e mezzo. Posso? Cecchi. Allora, intanto nella storia dell'ENI c'è già stata una rivelazione, che è quella del giorno. Nessuno se lo ricorda perché non fa comodo, però è così. Quindi non c'è niente di in realtà esoterico rispetto al passato, al buon nome, alla tradizione, tutte cose che evoca Bersani. Poi naturalmente ci dimentichiamo di un aspetto, che ENI è un gigante in cui l'AGI, io ho lavorato 4 anni, ci ho fatto il direttore con 4 governi diversi, governo giallo-verde, governo giallorosso, governo Draghi e governo Meloni. Quindi, voglio dire... Ma scusami, Mario, scusami, ti devo solo chiedere una cosa, ma avresti lavorato forse in modo diverso se la proprietà fosse stata di Angelucci? O è la stessa cosa una compartecipata dello Stato o un privato che possiede, tutta la stampa di destra? Non c'entra assolutamente nulla. È una cosa, l'ha detta molto chiaramente, secondo me, il ministro Giorgetti, quando ha fatto rilevare che tutti quelli che parlano di conflitto di interessi così via, ha detto, ma come, scusate, ma se il tesoro partecipa in una
in una società editrice, in questo caso, no, indirettamente in realtà sul quale non ha nessun potere, va ricordato che il Tesoro non decide l'AdI dell'AGI, non decide il Consiglio d'amministrazione e non nomina il direttore, naturalmente, perché questo è un aspetto fondamentale della questione. Bene, allora tutto questo in realtà va ricondotto a che cosa? Al fatto che le società possono decidere di alienare dei beni, in questo caso poi decide da lei, c'è una manifestazione di interesse, come ha detto Giorgetti. Giorgetti ha detto un'altra cosa molto importante, che molti dimenticano, e cioè che non c'è alcun interesse da parte del Tesoro ad avere una partecipazione in un'agenzia di stampa. E per paradosso, chi oggi difende la libertà di stampa, allora, e così via, dimentica, Mario, scusa, il fatto che allora, il video, se fosse però vero, ti sentiamo. Se fosse vero quello che dicono, allora ci sarebbe un potenziale intervento del ministro del Tesoro di turno sul direttore lì. Va bene, no, quindi insomma non cambia niente. Questo è un ragionamento folle. Non cambia perché niente. I giornali, no, 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 e le agenzie di stampa non funzionano così. Chiarissimo. Abbiate pazienza. Silvia Borrelli. Tutto questo oggi, mentre il gruppo Gedi fa un preliminare di vendita per il secolo XIX, ma i giornali, i media, i mezzi di informazione si comprano. Al gruppo Costa Crociere, però stasera non stiamo parlando del gruppo Gedi, stiamo parlando dell'AGI, che è un'agenzia di stampa con un altro tipo di tradizione. Silvia Borrelli, però voglio chiederti, è una, diciamo, è tutto normale, una semplice operazione di mercato? Ma no, che non è tutto normale, perché se, come appunto dice Mario, il Tesoro non è coinvolto nella gestione dell'AGI e non nomina direttore, piuttosto che questo non sarebbe altrettanto vero probabilmente con un altro editore privato, giusto? Cioè se Angelucci si compra l'AGI, chi lo nomina il direttore dell'AGI? Penso che nella gestione il nuovo editore sarebbe coinvolto. Come? Beh, appunto, quindi se l'editore diventa Angelucci, ho capito, ma se l'editore diventa Angelucci, appunto, e in tutti i giornali, sì, ma questa è un'agenzia di... Il direttore del Financial Times lo nomina l'editore, ma tu hai mai sentito della Reuters piuttosto che della Associated Press? No, se parlate... Lasciamo finire la Borrelli. Sì, vai, sì, non vai. Siamo all'ipocrisia, siamo all'ovvietà, cioè l'editore nomina il direttore di un giornale. Voi avete mai sentito una primaria agenzia di stampa internazionale, Reuters o Associated Press, che sono di proprietà di un parlamentare della coalizione, del governo in carica, del paese in cui si trovano, oppure anche dell'opposizione, perché sarebbe uguale, sarebbe grave lo stesso. Come ha detto la Federazione Nazionale della Stampa, le agenzie di stampa non possono essere lottizzate, cioè finché parliamo della RAI, benissimo, parliamo di un qualcosa che è così da quando esiste la RAI, ma le agenzie di stampa sono una cosa totalmente diversa e sarebbe gravissimo se un'agenzia di stampa neutrale, indipendente, andasse a finire nelle mani di un parlamentare della Lega, ma sarebbe altrettanto grave se andasse a finire nelle mani di un parlamentare del PD, cioè non deve avere niente a che fare con la politica. Chiaro, poi noi non vogliamo sapere niente, ma i giornali degli Angelucci li leggiamo. Allora, devo fare una precisazione, è MS Crociere che è interessato all'acquisizione del quotidiano di Genova secolo XIX. Allora, senta Bersani, abbiamo un sacco di altre cose da chiederle e il polvero... Cioè, è una roba incredibile che in Italia si stia discutendo di una cosa così, così ovvia. Appunto. Siamo avanti coi lavori, siamo molto avanti coi lavori. Allora, invece a che punto... Là in fondo c'è Orban. Ecco, no, speriamo di no. Là in fondo c'è Orban, cari liberali. Ma perché lei pensa a questo? Perché ma lei scusi, ci... ma scusi un attimo, sono piccoli passi, forse velleità. Però, allora, la stampa, la RAI, gli istituti di cultura vari, poi la chiamano l'egemonia, si siedono su delle sedie, poi gli istituti di garanzia, e l'accordo della magistratura, eccetera, insomma,
c'è in corso un tentativo di ridurre gli spazi contendibili in un paese. Ma è l'autobiografia questo, del PD. Questo... Quindi no, lei pensa siamo, che... Siamo, cioè, se questo, lei se non PD, leggiamo... Se non leggiamo... Queste intenzioni, cioè l'idea no, che... se parlate vabbè, non possiamo uno parlare volta, uno sopra no, l'altro. Prego, prego. No, ma non ho capito. Però... Bersani, lei sta dicendo che Giorgia Meloni col suo governo vanno in una direzione di una democrazia illiberale alla Orbán, no, meno liberale. Sì, io cosa sto sta dicendo di dire? Questo. Per fortuna, sono sicuro, l'Italia non è l'Ungheria e queste sono velleità. Però l'ispirazione di fondo è quella lì, cioè chi governa perché c'ha il consenso, comanda e non bisogna rompergli le cose. E quindi tutto quello che può dare limiti, contrappesi, fastidio, eccetera. Ecco, invece c'è un piccolo problema, che noi abbiamo una Costituzione che dice che il governo non... comanda, ubbidisce alla Costituzione, alla legge, alla Costituzione dove dice onore, dignità e onore, ecco. Dove fissa l'autonomia dei scusi, poteri, Bersani, allora, che va rispettata, ma anche nello stile va rispettata. Parlavamo prima della magistratura, ma dobbiamo mettere in piazza i magistrati in un modo così? Ma stiamo parlando di un presidio dello Stato, sì, il magistrato. Ma per una sentenza quanti magistrati posso. Passano? Allora voglio sapere il caso, il super polverone, chiamiamolo così, scoppiato una settimana fa a Bari con il sindaco De Caro e il presidente della regione Puglia Emiliano. Ecco... è passata una settimana. Qui siamo... E lei, ecco, ma che fa parte di questo rispetto, racconto, cosa ha capito? A proposito di rispetto dell'autonomia, io ho capito la cosa fondamentale, tutto sto chiacchierissimo. Andiamo al dunque. Il dunque è che la procura di Bari ha fatto una retata a febbraio, sbaraccando la mafia, più di 200 arresti, eccetera, eccetera. Il procuratore Rossi ha scritto testualmente che l'amministrazione comunale ha costantemente aiutato gli inquirenti a liberare la città. Punto. E quindi? Qui c'è stato un corteo di sottosegretari, parlamentari, dal ministro degli interni per avere la commissione dell'accesso agli atti, compresa, dichiarando tutta sta gente che vogliono sciogliere, bisogna sciogliere il comune. Cosa conclude uno di normale intelligenza? Uno di normale intelligenza conclude: non ci riusciranno mai a prenderla col voto, ci provano metaforicamente col manganello. Quest'è. Allora, aspetta, Secchi? No, vabbè, allora, la questione dei professionisti dell'antimafia la affrontò benissimo Sciascia, non la ripeterò qua, non è questo il punto. Il punto è che quello del Viminale era un normale atto dovuto, sul quale poi si sono alzati gli scudi della sinistra, la quale ha, diciamo, un imbarazzato silenzio, sulle cose che ha detto Emiliano rispetto alla visita alla casa della sorella di un boss insieme a De Caro e così via. Allora, a me, guardi, le dico la verità, tutta questa storia dal punto di vista giudiziario mi interessa poco, ma dal punto di vista dei comportamenti politici è molto interessante. Intanto rivela una sorta di presunta superiorità antropologica della sinistra sulle infiltrazioni mafiose e così via, e non è vero. Assolutamente, e ci sono i buoni e i cattivi, a destra e a sinistra, naturalmente. E poi, naturalmente, c'è il vecchio vizio di ergersi, come dire, al di sopra della legge. Il Viminale non ha fatto niente di particolarmente esoterico, anzi,
La destra, come la, anzi le destre, come vengono definite dai polemisti della sinistra, hanno detto che quella norma sullo scioglimento può essere considerata anomala. Il problema è che la sinistra predica bene e razzola male, perché quella norma l'ha ampiamente usata nel recente allora... passato. Ed è, capito? Questo è il punto fondamentale della faccenda. No, allora il punto fondamentale, scusi, qual è il punto fondamentale? No. Vorrei solo ricordare, scusa Mario, che parlando di De Caro e di Emiliano, parliamo di due persone che non sono minimamente indagate e che sono riconosciute dalla magistratura stessa come grandi paladini e combattenti contro la criminalità organizzata. Ecco, ma ha ragione Secchi. Qualcosa nel frattempo. Ha ragione Secchi. No, nel frattempo niente. Ma sì, ma questi ma sono i fatti. Ma la superiorità antropologica della sinistra queste, di cui parla Secchi. C'è un po' questa spocchia. Ma queste sono cose che si dicono da tutte. No, Secchi ha ragione, dice, ma tante volte si è fatto lo sciolto. Sì, sì, c'è una procedura, sì, sì, c'è un ministro degli interni. Caro Secchi, ma lei ha mai visto un corteo di sottosegretari di altri ministeri e parlamentari andare dal ministro per chiedere la commissione d'accesso agli atti e un ministro un nanosecondo dopo darla? Nella sua storia di giornalista, a proposito anche della sinistra, ha mai visto una cosa del genere? No, mi risponda. Ha mai visto una cosa del genere? Guardi che nella storia, mi dica, ha mai visto? Sinistra è pieno di questi casi. No, no, sono stati un sacco di problemi. Non è pieno di questi casi. Vada a vedere l'archivio e vedrà se è pieno di questi. Sappiamo tutti che quella norma è, come dire, facilmente utilizzabile. Allora, Il, voglio ricordare che a Bari ci saranno le elezioni per il sindaco tra neanche 3 mesi e quindi diciamo tutto questo polverone nasce anche per diciamo le date campagne elettorali. Ma vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro che ci riporta invece alle guerre in corso, perché gli italiani sono cambiati nella loro, hanno cambiato la loro opinione, guardate. Quasi 3 italiani su 4, il 74%, guardano con favore alla risoluzione dell'ONU per una tregua nella striscia di Gaza, nell'auspicio che possa fermarsi la strage di civili palestinesi e che Hamas liberi gli ostaggi israeliani. Solo il 20% pensa che Israele abbia il diritto di proseguire l'azione militare fino alla definitiva sconfitta di Hamas. Il dato emerge dall'indagine condotta nelle ultime 24 ore dall'Istituto Demopolis. L'opinione pubblica è molto più divisa quando si tratta della guerra in Ucraina. Il 45% degli italiani non è d'accordo con il presidente del Consiglio europeo Michel, secondo il quale l'Unione dovrebbe convertirsi a un'economia di guerra per rispondere alla minaccia russa. L'idea di aumentare la spesa militare trova invece d'accordo il 39%. Ma il dato forse più significativo è oggi il 67% degli italiani intervistati da Demopolis che dichiara di temere nei prossimi mesi un'escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina con un diretto coinvolgimento dell'Europa e del nostro paese. Appena il 18% sembra escludere questa possibilità. L'opzione di un invio di militari della NATO a Kiev, non esclusa dal presidente francese Macron, è invece ritenuta sbagliata dall'85% degli italiani, convinti che una scelta di questo tipo porterebbe alla terza guerra mondiale. Il dato dell'85% rilevato in Italia dall'istituto diretto da Pietro Vento è più netto rispetto ad altri paesi, nei quali comunque la contrarietà all'ipotesi avanzata da Macron non lascia dubbi. Dice no all'invio di militari in Ucraina il 76% dei tedeschi, ma anche il 74% dei francesi.
Siamo in chiusura. Grazie Silvia Borrelli, grazie Mario Secchi, grazie per Luigi Bersani. Grazie spettatrici e spettatori, ma prima di salutarvi vi ricordo la campagna di Oxfam Italia, dona acqua, salva una vita. Telefonate per favore al 45 593 45 593 per donare 2, 5 o 10 euro e portare acqua pulita e servizi igienico-sanitari a chi non ne ha. Grazie, grazie e adesso vi lascio alle inchieste da fermo di Federico Rampini dal titolo La speranza africana. E noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.